Tutti noi videomaker siamo sempre alla ricerca di quel look cinematografico, di quella magia visiva che rende un video unico. Usiamo i filtri che aggiungono quell'alone morbido intorno alla luce, perdiamo volutamente un po' di contrasto, aggiungiamo effetti come halation, rumore della pellicola e i tanto amati lens flare in post-produzione. Ma fermiamoci un attimo e chiediamoci, perché facciamo tutto questo? Beh, la risposta è semplice, spesso non possiamo permetterci le lenti cinematografiche professionali che costano migliaia se non decine di migliaia di euro. Ma chi ha detto che per ottenere una qualità cinematografica dobbiamo per forza spendere un capitale? Oggi vi parlo delle lenti DZO V-Speed Prime che qui in studio stiamo utilizzando da un po' di tempo e che ci hanno davvero sorpreso. DZO è un brand cinese relativamente giovane, si è rapidamente guadagnato un posto nel mondo del cinema grazie a un mix vincente, alta qualità dell'immagine e della costruzione a un prezzo abbordabile. Parliamo di circa 1600 euro a lente. E come se non bastasse, DZO fa le promozioni interessanti come quelle stagionali o in occasione di eventi come il Black Friday. Una delle caratteristiche più utili di queste lenti è la loro baionetta universale PL Mount che permette di utilizzarle su qualsiasi camera dotata del giusto adattatore. Inoltre nella confezione trovate anche l'attacco F-Mount, perfetto per chi usa camere Canon o possiede degli adattatori per le lenti Canon, rendendole estremamente versatili. In studio le usiamo principalmente con la nostra Redmi Raptor, ma sono assolutamente compatibili anche con camere mirrorless, adattandosi ai diversi flussi di lavoro. Quando abbiamo acquistato la Red ci siamo resi conto che non aveva senso utilizzare lenti fotografiche automatiche su una camera cinema di questo livello. Era fondamentale passare a lenti cinematografiche. Dopo una ricerca abbiamo scelto le DZO V-Speed Prime, un mix perfetto tra qualità e prezzo. Inizialmente avevamo pensato ad una lente zoom universale, ma alla fine abbiamo optato per il kit V-Speed Prime con 7 focali 16, 25, 35, 50, 75, 100 e 125 mm. È importante sapere che nella serie V-Speed Prime sono disponibili anche altre focali come 12, 40 e 90 mm per chi cerca un set ancora più ampio. Queste lenti colpiscono non solo per la qualità delle immagini ma anche per la loro costruzione. Sono leggere con un peso che varia tra 725 a 1021 grammi e tutte coprono il formato Vista Vision, che sarebbe 40-96x21-60 mm del sensore, con diagonali 46 e 5 mm. Ciò significa che possono essere usate sui sensori full frame e anche sui formati più piccoli come APS-C o micro 4 terzi. Un altro vantaggio pratico è che il diametro del filtro è standard, 77 mm, tranne per la lente da 16 mm. Un dettaglio che apprezziamo molto è la coerenza progettuale. Le ghiere di focus e diaframma sono posizionate nello stesso punto su tutte le lenti. Questo significa che durante una produzione cambiare lente non richiede di spostare il follow focus o modificare la posizione degli accessori. Inoltre la ghiera del focus è estremamente fluida e ha un'escursione precisa senza quegli stop bruschi che si trovano in molti altri brand. Passiamo ora al diaframma. Queste lenti sono molto luminose con un'apertura T2.1 per la maggior parte delle focali, mentre le focali 12, 16 e 90 mm hanno un diaframma T2.8. Questo permette di lavorare in condizioni di scarsa luminosità e ottenere uno sfocato morbido e piacevole, con un bokeh davvero cinematografico. Le DZO V-Speed Prime sono una soluzione ideale per chi cerca lenti cinematografiche di alta qualità a un prezzo accessibile. Grazie alla loro versatilità, costruzione solida e prestazioni ottiche eccellenti, sono perfette sia per chi sta iniziando a lavorare in ambito cinema, sia per professionisti che vogliono ampliare il proprio arsenale senza spendere una fortuna. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste lenti e se le avete mai provate. Se avete altre domande sono qui per rispondere e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per altri video sul mondo del filmmaking.